Voglio presentarvi oggi, primo passo, prima sezione della mia conferenza, una piccola introduzione al nostro progetto di Friburgo, Confra, che poi nella seconda parte vuole fare un esempio, per mostrarvi un esempio del nostro lavoro anche sotto l'aspetto metodologico. Benché si tratti di una verità scontata, noi filologi classici dobbiamo ricordarci costantemente che la materia di cui ci occupiamo è un enorme cumulo di macerie. L'inclemenza della tradizione non ha risparmiato gran parte della letteratura pagana, greca e latina. Numerose sono le ragioni della perdita e variano a seconda del genere letterario, dell'autore e dell'epoca. Se si considera ciò che si è perso e ciò che si è conservato, si ha spesso l'impressione di trovarsi di fronte a un paradosso. Questo significa che il destino di ogni singolo autore necessita una propria storia della tradizione che deve essere inquadrata entro il genere del riferimento e l'epoca in questione. Di fronte all'eclatante sproporzione tra ciò che si è conservato e ciò che si è perso, acquistano naturalmente un significato enorme i frammenti superstiti degli autori greci di commedia e tragedia. I due generi drammatici si presentano però in uno stato profondamente diverso l'uno dall'altro. Per la commedia si attestano i nomi di 256 poeti, e di questi si conservano numerosi frammenti, la cui edizione è stata realizzata in un esemplare da Rolf Castle e Colin Austin negli 8 imponenti volumi del Poeti e Comici Greci. Per i 200 tragici minores, ossia tutti i tragici tranne Eschilo, Sofocle e Euripide, sono invece sufficienti 325 pagine nel primo volume del Tragicorum Grecorum Fragmenta, curati da Bruno Snell e Richard Kannich. Molti di questi poeti sono conosciuti soltanto per il nome, senza che sia conservato alcun frammento. Benché sia Eschilo che Sofocle che riempiano con i resti delle loro opere un popolo volume del Tragicorum Fragmenta, a testa, possiamo affermare a buon diritto di conoscere davvero bene solo Euripide, abbiamo adesso i due volumi di Kannich. Tanto numerosi sono i frammenti e le ipotesi conservati da papiri. L'influenza di questo poeta tragico dopo il 386 a.C., allorché fu concessa la replica di vecchie tragedie, si esercitò infatti non solo sul teatro, ma anche sul curriculum scolastico dei cosiddetti grammatici. Oggi potremo parlare delle lezioni di letteratura del ginnasio e del liceo. Che lungo la via della tradizione indiretta, ossia della tradizione che passa attraverso la citazione di singole parole, di singoli versi, di parti diversi o talvolta anche di sezioni più lunghe, sia meglio rappresentata la commedia rispetto alla sua sorella tragica, dipende in primo luogo dal fatto che uno degli autori più importanti per la trasmissione dei frammenti di commedie greche sia Ateneo, il quale, nella sua estesa opera dal titolo dei Cosofisti, discute tutto ciò che si avvisce e fa da cornice a un raffinato banchetto, e fortunatamente sicura di attestare il tutto con generose citazioni attinte della letteratura greca. Sono presentati in dettaglio cibi e bevande di ogni tipo, ma anche le fasi di un banchetto e personale di servizio, la musica, la danza, un vasellame su cui sono servite le pietanze e le coppe da cui si beve. E poiché mangiare e bere rientravano tra i soggetti preferiti della commedia antica, come vediamo chiaramente gettando uno sguardo sulle commedie di Aristofane e Menandro, furono in particolar modo i testi dei comici a essere usati da Ateneo nella sua esposizione. Un altro motivo è l'abbondanare di citazioni prese da poeti comici nei testi di autori greci, a partire dall'ellenismo fino all'epoca bizantina, va ricercato nella peculiarità del sistema di istruzione di quei tempi.
durante l'epoca imperiale romana, quando la Grecia aveva perso il proprio significato politico, i maestri di scuola si orientavano agli autori dell'epoca aurea della cultura greca di V e IV secolo avanti Cristo. Aristofane, i cui drammi sono strettamente vincolati alla sua contemporaneità e sviluppano la loro comicità a partire dalle condizioni politiche del momento della messa in scena, si trova debitore di una simile concezione della lezione scolastica. Di questo autore si conservano pur sempre 11 commedie intere e numerosi frammenti. Si credeva di poter apprendere dai drammi di Aristofane il greco parlato alla fine del V secolo avanti Cristo. Poiché la lingua artificiale comica aristofanea, che in questa forma non fu mai la lingua quotidiana degli ateniesi, e tutte le allusioni e eventi storici e persone presenti nelle sue commedie necessitavano di dettagliate chiarificazioni, le edizioni scolastiche di Aristofane e degli altri autori della commedia del V secolo furono provviste di spiegazione dai termini, glosse e di annotazioni critiche di scoli, e questi commenti furono spesso integrati con passi, fortunatamente per noi, di altri poeti comici le cui opere non sono state conservate. Il lessico delle commedie, che non sempre era immediatamente comprensibile per un lettore di epoca tarda antica o bizantina, soprattutto a causa dei numerosi neologismi, fu raccolto e reso accessibile dai lessici attitistici tardo-antichi e bizantini. In questo modo abbiamo, per esempio, nel lessico Suda, X e X secolo, più di 5.000 lemmi comici, quasi una commedia, due commedie di Aristofane, sono si conta i versi, che trovano gradite integrazioni grazie ad altro materiale antico proveniente dal lessico del Sergio Lusce, un contemporaneo di Ateneo. Al contrario, Menandro, i cui drammi incentrati su fortune e sofferenze d'amore sono immediatamente comprensibili senza il bisogno di grandi apparati esplicativi, scomparve dalla tradizione nel corso della tarda antichità e del primo periodo bizantino, poiché egli, secondo i criteri atticisti, non scriveva un attico puro. In più, si era convinti di avere a disposizione delle sentenze di Menandro, cognome Menandro, che raccoglievano massime provenienti dalla commedia di Menandro e non raramente avevano validità universale, la parte importante, la parte più importante della sua opera, almeno dal punto di vista didattico. Solo a partire, sapete tutti, dalla fine del Novecento, più di 100 anni fa, questo autore ha conosciuto un processo di maggiore definizione grazie a numerosi ritrovamenti, papiaci e palinsesti che fino a oggi sono continuamente aumentati. Ma anche nel caso di questi due autori, Aristofane e Menandro, di cui possiamo leggere intere commedie, si spalanca una voragine tra quanto è rimasto e quanto si è perso. Di Aristofane abbiamo pur sempre circa un quarto della sua produzione, 11 commedie su 46, in cui sono attestati i titoli, o circa 15.000 versi dei circa 56 versi contenuti da queste 46 commedie. Si aggiungano ai testi conservati 924 frammenti di varia ampiezza. Nel caso di Menandro, la sproporzione è ancora più evidente. Le scoperte avvenute a partire del Novecento, secolo scorso, hanno fatto riaffiorare dalle sabbie dell'Egitto un'intera commedia di carattere discolo, mentre 5 altri drammi delle circa 105-109 commedie, di cui si conserva almeno il titolo, sono più o meno leggibili. Questo significa che abbiamo soltanto circa 5.000 versi dei più di 110 versi
110.000 versi che Menandro deve avere composto. L'insieme del numeroso materiale relativo alla commedia greca, frammenti e testimonianze che possono essere di natura sia letteraria che epigrafica, si trova ora raccolto, come detto, dai poeti comici greci, ma attende l'indagine e l'interpretazione del suo contenuto. Il nostro concetto, Faibo, come Dio che ha fatto mente da Grecia in Commedia, partito dal 2011, si dedica a una quanta più ampia delucidazione di questo materiale e rende accessibili risultati in due collane scientifiche, il frammento comica, in cui tutti gli autori comici conosciuti per nome, ma anche i frammenti che non sono attribuiti dalla tradizione a un autore preciso, la Vescota, sono commentati in dettaglio e interpretati. L'altra collana sono gli studi a comica, che contengono studi di supporto a lavoro di commento che sono su questo costruito. Al fine di una migliore fruibilità e comparabilità, tutti i volumi sono impostati secondo uno schema unitario. Abbiamo discusso a lungo su questo provvedimento, su questo schema che adesso fa la base di tutti i volumi dei frammenti a comica. Primo discutiamo il titolo del singolo frammento, poi abbiamo il testo del frammento, facciamo sempre una traduzione del frammento, perché molti di questi frammenti non sono tradotti nella lingua dell'autore, ma abbiamo i libri in italiano, tedesco e inglese come lingua di base del nostro progetto. Poi discutiamo l'ambito testuale che tramanda la citazione e facciamo anche una traduzione dell'ambito testuale che tramanda la citazione, e anche in questo contesto devo dire che molte di queste testimonianze non sono state tradotte nella lingua moderna, in particolare gli autori della Età Bizantina. Poi discutiamo la forma della metrica del frammento, la maggioranza sono trimetri giambici, ma anche qui possiamo vedere come costruisce un certo autore i suoi giambi, quali sono le gesture, eccetera, eccetera. Poi discutiamo del contesto entro cui il frammento è tramandato, il contesto di citazione, poi facciamo l'interpretazione e nove il commento di questo frammento, se vedete con lui. E per noi era importante avere questo schema unitario, perché anche vogliamo fare, cominciando l'anno prossimo, una edizione online, in open access, quindi naturalmente è molto utile e necessaria avere uno schema unitario per questi volumi. Seguendo questa struttura, dunque, non si affronta solamente il singolo frammento, come invece si è usato fare nella ricerca finora, ma allo stesso modo anche il testo in cui ciascun frammento è stato collocato e tramandato. Ciò offre la possibilità di gettare uno sguardo sul modo in cui si citava in epoca tardo antica e bizantina, e sotto quali punti di vista e a quali scopi alcuni testi erano inseriti in un contesto di carattere argomentativo. Ciò significa che il nostro lavoro illumina non solo la storia della tradizione, ma al tempo stesso anche la storia dell'educazione durante la tarda antichità, il periodo bizantino, e apre, spesso per la prima volta, nuovi accessi ad autori e testi che finora erano stati utilizzati solo come miniere del recupero di frammenti, poiché noi in cieche invece cerchiamo di considerarli e capirli in quanto autori testi dotati di una propria autonomia. La spiegazione dei cosiddetti realia, vale a dire di tutte le faccende che interessavano la vita e il mondo del V al III al III secolo avanti Cristo, e che sono menzionate nei frammenti, offre inoltre una migliore comprensione della vita quotidiana al tempo delle rappresentazioni di ciascun trama. Infine, dal punto di vista della storia letteraria, questo dovrebbe essere l'aspetto più affascinante, il nostro lavoro permette un nuovo sguardo sulla storia del genere della commedia
che non è dettata da Aristofane e Menandro, e anzi spesso è da essi avversata, ma coinvolge la moltitudine degli altri autori e le tecniche comiche da loro messe in pratica. Vorrei presentare adesso il nostro tipo di lavoro prendendo come esempio i frammenti di una commedia di Gratino, un contemporaneo più anziano di Aristofane e suo rivale. Questa commedia intitolata Dionisio Alessandro, avete i frammenti su Lendau, fu messa in scena al principio della guerra del Peloponneso, 1431, forse 1430, e il commento dettagliato si trova adesso nel volume 3-2 di Frammenta Comica fatto da amico Francesco Bianchi, uscito 2016. La via della tradizione indiretta ha trasmesso in forma di citazioni, avete sentito, preservate da autori tardo antichi e bizantini, una serie di frammenti. Offriamo qui la tradizione del Sulendau e più significativi, omettendo in un primo momento il commento, frammento 39, leggo soltanto le tradizioni, e qui ci sono forbici tosatrici con cui rasiamo le pecore e i pastori, poi e che veste aveva, dimelo, tirso, porta veste ricamata, tacchesio. Subito infatti, sentendo queste parole, avevi un prurito ai denti avanti, poi 42 voi stipiti e coppici, variopinti, 43 no, ma calpestata e cacca di due con asino, fresca e cacca di pecora. Si potrebbe pensare che questi due frammenti sono un'unità, ma non è sicuro, sono diverse fonti, così quando si legge si potrebbe pensare una domanda e la risposta, ma non si deve essere sicuro. 44, potterò nei cesti pesci salati del Pontico, poi e lo sciocco cammina come un pecora facendo bebè, 49, pastori di otto ovari, poi e un letto impialacciato di bossa, la versione di Francesco Bianco. In considerazione di questo materiale si possono ricostruire i seguenti dati con alcuna certezza. Il titolo del dramma Dionisio Alessandro rimanda a una tipologia specifica della commedia attica attestata anche da altri autori, secondo questo Autoclides. Un personaggio A assume il ruolo o l'identità di un altro personaggio B. E questa porta a verificarsi scambi comici, come esempio più famoso il tema di Anfitrione. In questo caso, il dio del teatro, Gratino, del vino dell'estasi, Dioniso, assume l'identità del principe troiano Paride, che rapì la regina spartana Elena e fece così scoppiare la guerra di Troia. Capiamo dunque di trovarci entro un contesto dionisiaco, grazie al frammento 40, Tirso e Tacchesio, compagno, sono chiaramente attestati come attributi del Dio e dei suoi seguaci. Poiché nel titolo compare anche Paride, Alessandro, la trama deve svolgersi ai tempi della guerra di Troia. Ci troviamo dunque di fronte a una commedia che, come la tragedia, si avvale dei miti omerici. Questa forma non è attestata tra i drammi pervenuti di Aristofane. I frammenti 39, 43, 5, 8 e 9 hanno che a fare con un banchetto che con un'occasione di festa, e i frammenti 42 e 50 con il lusso. Inoltre, i frammenti 39, 43, 45, 48 e 49 implicano un ambiente bucolico simile a quello che conosciamo per i drammi satireschi, per esempio il Ciclope di Olimpia. Queste informazioni, a dire il vero, non ancora molto istruttive, trovano una fondamentale integrazione grazie a un papiro pubblicato nel 1904 da Greenfield e Hahn, contenente una parte della ipotesi di Dionisio Alessandro. Il testo, che purtroppo non si è conservato integralmente a Dionisio Alessandro,
comincia poco prima della parabasi dell'elemento strutturale delle commedie del V secolo, durante la quale il coro, una volta che gli attori sono usciti dalla scena, si rivolge direttamente al pubblico e apre una discussione di carattere metapoetico sull'autore e sulla musa antica, e si esprime sugli altri poeti in una sorta di dialogo agonale. Tal ipotesi apprendiamo che doveva tenersi una discussione tra Hermes e forse Dioniso relativamente a una decisione da prendere in merito alla contesta di bellezza tra le tre dee, Era, Atena e Afrodite, il famoso giudizio di Paride. Dioniso, incantato dalla bellezza delle dee e attratto dalla prospettiva di potere delle dee regine, sembra aver convinto Hermes a lasciarli pronunciare il verdetto dei panni, Paride e Sandro, a cui, secondo il mito, spiegherebbe in realtà questo conto. Potremmo pertanto parlare di una correzione del mito apportata da Cratino. Le tre dee appaiono: Era promette un saldo potere, Atena arguto coraggio in guerra e Afrodite bellezza e fascino sopra ogni altro. Dioniso assegna ad Afrodite la vittoria, salta senza esitazione per Sparta, toma in diretto con Elena il saldo temporale, come spesso in commedia doveva essere coperto da un campo corale, e apprende poco dopo che i greci achei sono già arrivati in Troade alla ricerca di Elena e del suo rapitore e stanno mettendo a ferro e fuoco la regione. Rapidamente Dioniso nasconde Elena in un tagliere, ricordiamo qui per la prima volta sulla scena in una comicità farsesca di questo genere, e si trasforma in un ariete. La metamorfosi non doveva però riuscire del tutto, come capiamo del frammento 45, e lo sciocco cammina come una pecora facendo beppe. Compare allora, all'amato dai greci in avanzata, il vero Alessandro, il vero Paride, scopre Elena e il dio Dioniso e li vuole consegnare ai greci. Ma di fronte alla bellezza della donna è preso da pietà nei suoi confronti e decide di prenderla in sposa, consegnando invece ai greci il solo Dioniso. I satiri, che costiscono il coro, accompagnano il loro signore e gli promettono di abbandonarlo, questo l'esodo di questa commedia. Sulle vicende che precedevano la parabasi si possono avanzare solo congetture perché manca il testo del papiro. Si può supporre che alla base dell'opera ci fosse il topos conosciuto dal dramma satiresco della separazione dei satiri dal loro signore Dioniso. Dioniso stesso potrebbe aver spiegato nel prologo, forse in un'esposizione monologica come le Bacchanti di Euripide, la ragione della propria presenza nella Troade, la ricerca dei satiri. La Parodo, il campo d'ingresso del coro, può essere immaginata come una scena rusticale simile a quella del Ciclope e Euripidei. Hermes compare da convincere Paride a diventare il giudice della gara di bellezza, ma si imbatte in Dioniso, il quale spinge Hermes, forse corrompendolo, a fargli recitare il ruolo di Paride. Alcuni pensieri su questo possibile contenuto, dicevo prima di una parola simile. Nel Dioniso Alessandro, Cratino si approccia chiaramente al dramma satiresco, sia nel disegno generale, il mito eroico e ambientato nel mondo bucolico animalesco dei satiri, sia nelle dramatis persone, abbiamo diviso il satiri. Gli elementi satireschi di questa commedia possono essere considerati come uno sforzo di Cratino di integrare il repertorio del genere comico con l'approccio da un altro genere e di portare sulla scena qualcosa di nuovo che potesse conquistare il favore del pubblico. Il Dioniso Alessandro resta però pur sempre una commedia, non è un dramma satiresco o una commedia satiresca,
queste idee nell'ultima ricerca, poiché attraverso il veicolo dei motivi propri del dramma satiresco e di una trama concepita a ridosso di questo genere letterario, era possibile lo sviluppo di uno spettacolo comico, ma una commedia, perché anche non possiamo parlare, diciamo come facciamo oggi, sul genere comico, perché per definizione un dramma che è stata rappresentata in occasione delle Dionisi nel contesto comico era una commedia, la definizione, così come hanno fatto un'analisi, diciamo, filologico, letteraria. Il gioco dello scambio di identità Dioniso nei panni di Paride diventa ancora più stratificato sapendo che Cratino, in modo convincente, come rimarcato dalla frase conclusiva dell'ipotesis, deve aver reso in questa commedia il politico Pericle, perché questi aveva portato agli ateniesi la guerra. In che modo si ottenesse questa trasparenza, per cui dietro alla figura di Dioniso Paride era possibile vedere che il politico Pericle non può essere dedotto dai frammenti. Allo stesso modo non si può giudicare se le allusioni avessero bisogno di segnali visivi, qualcosa come la nota spesso derisa che sta a forma di cipolla di Pericle, oppure se diventassero chiare solo attraverso le vicende messe in scena e il testo. La devastazione operata dai nemici e la caratterizzazione del protagonista Dioniso come un gottardo può essere messa in relazione senza difficoltà con la situazione di Atene all'inizio della guerra del Peloponneso e con Pericle. La strategia periclea di abbandonare la campagna nelle mani degli Spartani e di affidarsi completamente alla flotta poteva benissimo essere interpretata come codardia. L'ingresso in vero è presentata come una colpa personale di Dioniso Pericle, che per vanità, la volontà di essere il più bello e affascinante, e spinto da brame sessuali, provoca la rappresaglia degli Spartani, degli Achei nella commedia. Anche il vero Paride, che inizialmente vuole scongiurare il pericolo di una guerra consegnando Dioniso ed Elena, soggiace alle proprie emozioni e ai moti interiori la pietà che prova verso Elena e il desiderio di prenderla in moglie. Anche lui, dunque, non è affatto meglio del suo sosia divino. Il messaggio politico che traspare dietro alla trama volesca e pertanto assolutamente pessimista, anche se sarebbe necessario consegnare un fomentatore della guerra. Consegna di Dioniso potrebbe infatti ricordare la richiesta degli Spartani di espellere Pericle per via del sacrificio ciloniano di cui narra lo storico Lucile, anche se sarebbe indispensabile rimettere ai nemici che si è fatto sfuggire di mano una guerra per motivi egoistici, non cambierebbe comunque nulla, perché pure gli altri demagoghi si lasciano guidare solo dai propri interessi personali e dalle emozioni, come anche scrive Aristofane sulle sue prime commedie. Da questa breve panoramica su Dioniso Alessandro, dal punto di vista della storia letteraria, si possono ricavare ulteriori informazioni sugli elementi costitutivi del genere comico. Mentre Aristofane si confrontò principalmente con la sorella tragica della commedia e con la lirica corale contemporanea, Cinesia per esempio, Cratino preferì evidentemente modelli e punti di riferimento risalenti all'epoca acaica, Omero nel Dioniso Alessandro e nella Nemesi, poi Esiodo negli Esiodon, Esiodo e i suoi compagni, e Archiloco negli Archiloco. Cratino sembra aver sviluppato la forma della commedia trasparente di cui Aristofane si servì brillantemente nel 424 per i suoi cavalieri.
Dietro alla vicenda scenica vera e propria, in questo caso dell'antefatto della guerra di Troia, viene alla luce un secondo piano che riceve la propria interpretazione attraverso il primo. Del Dionisio Alessandro si tratta della questione dello scoppio della guerra del Peloponneso, della ricerca dei colpevoli e delle loro motivazioni. La comparsa sulla scena del dio Dioniso in qualità di dramatis persona, come nelle rame di Aristofane, non si limita ad avere un ruolo nel contenuto del singolo dramma, ma rimanda anche a una particolare, per così dire, poetica dionisiaca di Cratino, una poetica la cui forza indomabile e entusiastica allude Aristofane nel Cavaliere, nella parabasi dei Cavalieri, e che Cratino fa diventare tema comico nella sua bottiglia, nella sua Pittini, portata in scena un anno dopo i Cavalieri Aristofanei, come replica di Cratino a quest'opera, nella quale il più giovane Aristofane difendeva l'idea, l'ideale di una arte comica, sobria, intellettuale, realizzabile con poco dispendio. Questo orientamento dionisiaco di Cratino si rivela anche nell'apertura che egli sembra avere adoperata nelle sue commedie al genere tutto dionisiaco del dramma satiresco. Il lavoro sui frammenti della commedia greca, come speriamo possa trasferire da questa breve relazione sul nostro studio, può approfondire sensibilmente la nostra conoscenza della storia di un genere letterario nato nell'Atene del V secolo a.C. e fiorente ancora oggi, e portare così un contributo alla storia della letteratura nel suo insieme. Grazie.